Ciao ragazzi, siamo Erika e Nicola, ci troviamo in Toscana e oggi vogliamo portarvi con noi alla scoperta di uno dei gioielli di questa regione che era da tantissimo che volevamo vedere, ovvero la Val d'Orcia. Eccoci qua, infatti oggi siamo a Pienza, borgo medievale davvero stupendo. Dormiremo qui due notti e sarà la nostra base per vedere tutte le cose magnifiche che ci sono in questa zona. Abbiamo parcheggiato a circa 10 minuti da qui, in un posto gratuito e quindi comodissimo da raggiungere. Molto, siamo sì. Già in centro e ora iniziamo la visita. Andiamo! Dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, Pienza è conosciuta come città ideale per la sua storia molto particolare alle spalle. In questo piccolo borgo, un tempo chiamato Corsignano, nacque Enea Silvio Piccolomini, che nel 1458 divenne Papa Pio II. Negli anni successivi, il pontefice, durante uno dei suoi viaggi, rimase stupito dal degrado in cui versava il suo borgo natale e decise di trasformarlo così in quella che era la concezione di città ideale per il Rinascimento, ribattezzandola Pienza, la città di Pio, e affidando i lavori a uno dei migliori architetti del tempo, Bernardo Rossellino. Dopo una breve passeggiata per le vie del centro, arriviamo nel cuore di questa favolosa cittadina, Piazza Pio II, che sfortunatamente, però, troviamo allestita per un festival culturale. Qui si possono ammirare la Cattedrale dell'Assunta, Palazzo Vescovile e il Palazzo Comunale. La nostra visita per Pienza continua attraverso i tipici sapori di questa terra, primo fra tutti quello del suo famoso pecorino, con cui qui hanno addirittura inventato un gioco, il calcio al fuso, che consiste nel tirare una forma di pecorino all'interno del cerchio che si trova proprio nel mezzo di Piazza Pio II. Dopo aver sentito così tanto decantare questo pecorino, ecco un tagliere e anche dei salumi. Ha provato? Buonissimo. Come avete visto, grazie alle sue strade colorate e ai vicoli pieni di fiori, Pienza è una delle città più romantiche d'Italia. Esatto, e a dimostrarlo ci sono le sue vie più famose, tra cui Via del Bacio, Via dell'Amore e Via della Fortuna. Allora, visita di Pienza finita, ma non ancora la nostra giornata. No, infatti adesso ci dirigiamo in un posto super iper fotografato e famoso. Speriamo nel tramonto e che non piova, soprattutto visto che la giornata è un po' incerta. Esatto, andiamo a scoprirlo. Con questo tramonto mozzafiato concludiamo questa nostra prima giornata in Val d'Orcia. Qui siamo all'agriturismo Baccoleno, vicino ad Asciano, uno dei posti più belli e iconici della Val d'Orcia e il motivo non serve che ve lo spieghiamo. Domani ci aspetta una giornata lunga, quindi ora torniamo a casa e andiamo a riposare, con gli occhi pieni di questa meraviglia. Ciao ragazzi, allora, sveglia all'alba stamattina per venire a vedere la cappella di Madonna di Vitaletta. Ma abbiamo trovato una bruttissima sorpresa, ovviamente. Esatto, dopo Pienza e la piazza Pio II piena di sedie ieri, abbiamo capito che abbiamo sbagliato il periodo per venire in Val d'Orcia, perché una volta arrivati qui abbiamo trovato questa sorpresa. Il cantiere della cappella in ristrutturazione. Nonostante questo siamo riusciti lo stesso a fare qualche ripresa che avevamo in mente, ma adesso ci è venuta fame, sono le 7, sì. Quindi andiamo a fare colazione e poi andiamo perché ci aspetta una giornata molto lunga.
Dopo aver fatto il carico di energia a colazione, prendiamo la macchina e ci inoltriamo tra le colline dorate, alla scoperta di altri panorami poetici e borghetti caratteristici. Eccoci quindi ragazzi alla prima tappa di oggi, di questo tour. Siamo a Bagno Vignoni, questo piccolo borgo caratterizzato da questa vasca cinquecentesca di acqua termale. Piccola curiosità di questo posto è che già in epoca romana molte persone illustri venivano qui a rilassarsi, tra cui anche Papa Pio II e Lorenzo de' Medici. Ecco, quindi Bagno Vignoni era questo, è piccolino ma merita, quindi se siete in zona passateci. Noi abbiamo appena finito di fare il giro della vasca, purtroppo non si può più fare il bagno, se no un pensierino l'avremmo anche fatto. E adesso siamo diretti verso la seconda tappa di oggi. Ragazzi, appena arrivati a Montepulciano, la seconda tappa di oggi. E abbiamo parcheggiato qui fuori dal centro storico, ci sono vari parcheggi tra pagamento, disco orario, anche gratuiti, ma sono pochi. Esatto. E niente, adesso ci dirigiamo verso Piazza Grande, che è al centro di questo borgo medievale, e poi andiamo alla ricerca di una cantina dove degustare il nobile di Montepulciano. Ci ubriachiamo. Iniziamo la nostra visita attraverso l'arcata di Porta al Prato, a nord del paese, e subito ci immergiamo tra le vie di questo antico borgo di origine etrusche. Durante la breve ma ripida salita, tra le varie botteghe artigiane, incontriamo la Torre dell'Orologio, con la figura di Pulcinella a scandire l'ora a tutti gli abitanti di Montepulciano. In poco tempo raggiungiamo la nostra meta, Piazza Grande, centro monumentale della città, dove lo spazio si articola in diversi edifici, quali il Duomo di Santa Maria Assunta, il Palazzo Comunale e il cinquecentesco Pozzo dei Grifi e dei Leoni. Una grande ricchezza di questo borgo è la tradizione enologica tramandata fin dal Medioevo da aziende e cantine storiche come De Ricci, Talosa, Tre Rose e Contucci. Ed è proprio in quest'ultima che decidiamo di addentrarci tra le sue antiche botti di legno. Ragazzi, appena usciti dalla cantina Contucci. Esatto, abbiamo fatto la visita per le botti e poi alla fine degustazione del nobile di Montepulciano. Davvero ottimo, entrata gratuita, ve lo consigliamo. Salutiamo Montepulciano e il suo favoloso nobile e riprendiamo il nostro tour. Questa volta alla scoperta della campagna della Val d'Orcia, per ammirare le sue strade cipressate e i suoi rustici poderi. Ci fermiamo qui alla Quercia delle Checche, una quercia di oltre 370 anni e alta 22 metri, che è stata riconosciuta nel 2017 come primo monumento verde d'Italia. Proseguendo il giro, ci fermiamo in una delle strade di cipressi più famose di tutta la zona, il viale che porta a Poggio Cobili, dove, nonostante la grande mole di turisti, riusciamo a scattare e portarci a casa qualche foto. L'ultima tappa, invece, decidiamo di vederla al tramonto, che rende questo posto davvero magico. Ragazzi, allora, posto meraviglioso, davvero unico, siamo rimasti senza parole. Siamo ai cipressi di San Quirico d'Orcia. Per arrivarci abbiamo lasciato la macchina lungo la strada, ci sono due piazzolette con pochi posteggi e in 5-10 minuti si arriva in questo anello di cipressi davvero meraviglioso. Ma adesso ritorniamo alla casa perché è finita la nostra giornata, ma non il nostro tour in Val d'Orcia. Domani, ultima chicca da mostrarvi.
di lasciare la Val d'Orcia, non possiamo non dedicare una giornata all'insegna di un po' di relax. Ci dirigiamo così ai Bagni San Filippo, delle autentiche terme pubbliche naturali, note per la loro particolarità di nascere all'interno di un fitto bosco. L'ingresso è completamente gratuito, per arrivarci lasciamo la macchina nel parcheggio lungo la strada, al costo di 1,50 euro all'ora. Seguiamo poi il sentiero battuto per Fosso Bianco, che dopo 5-10 minuti ci porta davanti alla spettacolare Balena Bianca, un immenso blocco di calcare formatosi nel tempo con i sedimenti delle acque termali. Essendo domenica, i turisti iniziano ad affollare presto questo luogo e noi decidiamo di spostarci per andare a vedere l'ultimo stupendo panorama, i tornanti del podere Casanova. Ebbene ragazzi, questo è tutto dalla Val d'Orcia, vi lasciamo con questo meraviglioso panorama alle nostre spalle e speriamo che il video vi sia piaciuto. Se vi fa piacere iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo viaggio. Ciao!